Dalla battuta 17, appunto, riprende lo stesso disegno con queste terzine, con questi gruppi di tre note, come abbiamo visto all'inizio. È lo stesso identico tipo di fraseggio, solamente che questa volta partiamo dal Mi bemolle, quindi abbiamo nella mano destra Mi bemolle, Re, Do, Mi, Re, Do, Sol, Do, Re, Mi. Anche in questo caso la prima nota è accentata esattamente come l'inizio, non abbiamo altre indicazioni di legati o comunque di suoni, cose particolari. E dobbiamo spostare la mano, quindi cosa significa? Mi bemolle, Re, Do, Mi, Re, Do, Sol. Anche in questo caso non dobbiamo fare grandi gesti, il Sol è subito qua. La mano sinistra, anche qui in questo caso, ci accompagna con un Do, quindi ripetiamo tre volte un Do. Legatura, saltiamo il Sol, Sol, Fa, Do, Sol, Do, Sol, Do. E ultima nota accentata, né più né meno come erano i fraseggi visti in precedenza, quindi il risultato sarà questo. Stessa cosa, proseguendo per le battute successive, l'idea è sempre quella, anche nelle battute da 21 a 23. Ritroviamo la stessa cosa. Attenzione, esattamente come all'inizio avevo segnalato nella battuta numero 8, l'importanza di posizionarsi sulla prima nota con il primo dito, anche nella battuta 24 segnalo l'importanza di posizionarsi sul Sol della mano destra, quindi adesso lo andiamo a vedere più nello specifico, però comunque con il primo dito anche qui, perché parto da battuta 21. Eccolo qui. Su questo Sol dobbiamo posizionarci con il primo dito, perché nella battuta 25, 24 e poi 25, come si nota, il pezzo si muove in questa direzione, per cui dobbiamo appunto avere tutta la mano, tutte le dita, insomma, disponibili. Quindi, dalla battuta numero 17 fino a questo punto, il risultato sarà questo. Numero 25 fino alla battuta numero 32 abbiamo ancora gli stessi disegni ritmici, gli stessi giri più o meno che abbiamo incontrato prima. Quindi di nuovo questo ritmo con questi gruppi di tre note, appunto, con nota, pausa, nota. Quindi semplicemente al posto della seconda nota c'è una pausa e non dobbiamo di nuovo, ripeto, farci dei problemi per questa cosa o rimanere spiazzati, ecco, rispettiamo bene le legature, quindi legato e staccato, quindi anche il gesto è molto importante, alzare proprio fisicamente il polso e quasi come fosse uno scatto questo modo aiuta certo ad ottenere anche questo tipo di effetto sonoro, oltre che essere un movimento funzionale. Attenzione quindi chiaramente mai ad esagerare. Io adesso che li sto facendo vedere, sto mostrando questo tipo di movimenti, li sto un po' forse esasperando. In esecuzione sarà una cosa un pochino più limitata e composta in questo modo. Ecco, come si nota, non è che bisogna alzarsi tantissimo rispetto alla tastiera. Proseguendo arriviamo fino alla battuta 32, così concludiamo questa prima parte, diciamo, della tarantella e ascoltiamo il risultato finale nel complesso dall'inizio fino alla battuta numero 32. In un secondo momento, quando ti sentirai un pochino più sicuro, potrai anche approcciare al pedale. Come mettere il pedale? È molto semplice.
Praticamente dove Prokofiev ha indicato quelle legature, quindi quei piccoli segni che ti ho fatto notare prima nello spartito, dall'inizio fino a questo punto, puoi, ascoltando sempre molto bene, di non creare dei rumori o di non creare un pedale sporco, cosa si intende? Un pedale dove le note sono tutte attaccate, sono quasi una cozzaglia e dove non sentiamo proprio una bella chiarezza. Evitando quindi appunto di commettere questo errore, puoi fare dei piccolissimi tocchi appena appena di pedale. Per esempio, te lo faccio sentire all'inizio riferito alle prime battute in questo modo. In corrispondenza di questa legatura della sinistra, puoi anche con il pedale metterne un piccolo tocco che quasi non si deve sentire. Praticamente è come se noi schiacciassimo il pedale e poi quasi subito lo alziamo immediatamente, è proprio un piccolo colpetto. Evitare assolutamente questo genere di errore perché è anche brutto da sentire. Ecco, queste masse, questo genere di suono così gonfio e anche così poco chiaro, non dobbiamo mai, insomma, sentirlo. La seconda parte della tarantella va dalla battuta numero 33 alla battuta numero 48. Sicuramente è una parte un attimino più lirica, un attimino forse più melodica. Andiamo un attimo ad analizzarla un po' più nello specifico. Per studiare bene in modo efficiente questa parte conviene avere ben chiari gli accordi e le armonie che fa la mano sinistra che appunto accompagna questo sorta di tema un pochino più legato, un pochino più anche tranquillo che poi andrà ad eseguire la mano destra. Analizziamo un attimo la mano sinistra, partendo appunto dalla battuta numero 33. Attenzione innanzitutto perché qui cambia l'armatura di chiave, passiamo da una tonalità di re maggiore ad una tonalità di re maggiore, quindi da un bemolle in re minore a due diesis in re maggiore, quindi tutti i fa e tutti i do saranno diesis e questo di questo bisogna tenerne conto. Partiamo appunto con un accordo, una triade di re maggiore nella battuta numero 33. È utile prima focalizzare bene un attimo gli accordi in questo modo. Quindi re maggiore, lo ripetiamo due volte, poi battuta numero 34, identifichiamo prima l'accordo, do diesis fa diesis la, quindi do. Poi ripartiamo da capo, quindi re. Praticamente li studiamo in questa maniera. Prima identifichiamo qual è l'accordo, sapendo che poi lo dovremo ripetere due volte nella battuta, poi lo eseguiamo proprio separatamente con le note separate come è scritto, poi identifichiamo l'accordo della battuta successiva. Poi lo eseguiamo, poi ripartiamo da capo eseguendoli di fila, così come sono scritti. Così via, battuta numero 35. E di nuovo da capo. E così fino alla battuta numero 48, quindi per tutta la mano sinistra di questa par seconda parte della tarantella, che è quella parte un attimino più tranquilla e più calma. Successivamente andremo poi ad appoggiare su questo accompagnamento della mano sinistra il tema della mano destra. Non è difficile come solfeggio e come ritmo, sono per lo più note lunghe, note tenute, quindi non abbiamo grossi problemi in questo senso. L'importante è rispettare il fraseggio, la grossa difficoltà sta proprio in questo. Cosa significa? Che Prokofiev in questo caso indica delle legature, quindi dei segni in questo modo, dove vuole che noi colleghiamo i suoni l'uno all'altro e poi mette i puntini degli staccati su quei suoni che invece vuole che abbiano un effetto un pochino più brioso e quindi un po' più come uno scatto. In questo modo, partiamo dalla battuta numero 33. E
eccetera. Ho eseguito la battuta numero 33 collegata alla battuta numero 34. Comunque, come si può notare, le prime due note della battuta 33 sono legate. Il primo re lungo che dura 3 ottavi, 2, 3, 2, 3. Allora, è collegato al fa diesis da 2, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il la invece, l'ultimo ottavo, l'ultima croma, è staccato. E in questo modo fraseggiamo anche la battuta numero 34, quindi ascoltiamole insieme. Ecco. Proseguiamo poi con le altre battute, sempre rispettando esattamente quello che è scritto nel fraseggio che indica Prokofiev.